Giovanni Battista insegnava ai suoi ascoltatori che Dio sarebbe arrabbiato con coloro che stanno nel sentiero sbagliato, ma non sembrava sapere che Dio prende l'iniziativa con un amore che salva coloro che non sono degni. Era Gesù che ci ha mostrato questo. Infatti Giovanni Battista era molto preoccupato su Gesù perché Giovanni attendeva il Messia come uno che andrebbe a distruggere i cattivi. Ma Gesù non ha fatto così. Gesù ha riconosciuto Giovanni Battista come colui che ha aperto la strada per lui, per Gesù, ma quando Giovanni, mentre era in prigione, mandò messaggeri esprimendo i dubbi di Giovanni su Gesù, Gesù inviò i messaggeri a Giovanni indicando i frutti del lavoro pastorale di Gesù stesso, la guarigione e il perdono. E ha anche dato loro questa benedizione misteriosa. E beato colui che non si scandalizza di me. Beati noi che non chiudiamo i nostri cuori a Gesù Cristo. Questo sicuramente è il principale significato di fede. Aprire i nostri cuori in fiducia. Il ministero di Gesù di guarigione e di perdono ci mostra, se lo vogliamo vedere, che l'apertura del nostro cuore a Dio nella fiducia porta dei risultati meravigliosi, il perdono e la guarigione meravigliosa. Quelli che sono spiritualmente morti prendono vita, i poveri spirituali riceveranno buone novelle portate a loro. Il regno di Dio, sempre a portata di mano, ora è la nostra casa. Forse è questo ciò che il profeta Isaia, 700 anni prima di Giovanni e Gesù, prevedeva in modo simbolico. La guarigione interna, il vedere chiaro, la pienezza della vita quando è vissuta in Cristo, la vita divina sulla terra. Un tempo di profonda pace e gioia. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine.